Video, dopo partita siamo all'aeroporto di Catania, Fontanarossa, Giordano Viscola, vedete dietro Lucio Pagliarini, Davide Romiti, secondo portiere. Paolo Ballarini che sta là dietro, la salute. A Lazzari che non c'è, ma soprattutto con Giordano Viscola, oggi sicuramente una delle tue migliori prestazioni, che ha dato il tuo contributo superlativo per questa vittoria. Quindi intanto commettiamo la vittoria. Abbiamo vinto la partita contro i Muri Antichi, adesso siamo primi in classifica. È stata una partita che ci ha portato anche delle difficoltà. Abbiamo commesso qualche errore sia in attacco che in difesa, ma alla fine siamo stati bravi a concretizzare in entrambe le parti, sia in quella offensiva che difensiva, e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Ecco, diciamo, sicuramente se a Bologna c'era stata un po' di defaillance della squadra e ovviamente anche di Giordano, oggi invece diciamo Giordano sugli scudi, quella parata di testa alla fine? Beh, vorrei riprendere il discorso di Bologna. A Bologna sono stata la principale causa del fallimento della partita. Oggi siamo riusciti da gruppo, da squadra, nel quarto tempo a riuscire fuori. Per quanto riguarda la parata di testa, poi è venuta da sé. Ecco, ha perso la Roma, quindi quello che ci diciamo per scherzo stamattina, visto abbiamo fatto il viaggio insieme sull'aereo, diciamo, poi si è avverato, quindi diciamo, Roma si è infranta sui sette scogli di Siracusa. Adesso è sotto di due punti e deve venire a Civitecchia, però il problema se ne si toglie un re, se ne fa subito un altro, è Siracusa, dove noi invece dovremmo andare a Siracusa e c'è i nostri stessi punti. Con Catania che sta rientrando, che secondo me poi alla fine dovrebbe riuscire a vincere lo sprint con Palermo. Quindi ritorna il famoso quartetto, certo, con la Roma al posto del Visnò. Beh, noi bisogna correggere alcune cose in settimana che stiamo sbagliando nelle ultime partite. Bisogna imporre il nostro gioco, giocare da gruppo e puntare, andare sempre avanti, puntare al meglio. Allora, tu sei classe 91, quindi 24enne quando finirà quest'anno che è appena iniziato. È al secondo, terzo anno da titolare, sì. Quindi cominciamo a vedere un po' di maturazione, anche se per il portiere 24 anni sono una sciocchezza, considerando che abbiamo giocatori che giocano all'attacco e ce n'hanno oltre 30, 36. Beh, sì, durante questi anni sto acquisendo più fiducia a me stesso e poi devo dire grazie anche a Roberto Barbaro, che è il preparatore dei portieri, che in settimana mi segue durante gli allenamenti e durante la partita mi dà il suo apporto. Viscola extra stadio del nuoto, che fa? Viscola... Inizia a lavorare, invece cazzeggia ancora. Viscola extra stadio del nuoto è un ragazzo che la mattina va al lavoro, poi al pomeriggio che si lavora. Che lavoro fai? Vediamo se si può dire. Lavoro per una ditta dell'Enel. Sì. E poi il pomeriggio vado in piscina a allenarmi, il resto non è dato saperlo. Vabbè, insomma, una cosa non la faccio quasi mai, volevo dedicare questa vittoria a Lalla. Allora, salutiamo anche noi Lalla da 0766 News.